dottore. Intanto spieghiamo. Sì, intanto spieghiamo che abbiamo preso 5 biscotti della fortuna, che adesso andremo a aprire, è quello più sfigato. Esatto, devi iniziare sicuro a mangiare. Ah, esatto. Prendiamo che biscotti, diciamo, che possiamo versarci ognuno. Sai che per un bel periodo di tempo tutti i biscotti della fortuna americani sono stati scritti da due persone. Questa qui è una cazzata, no. L'ho detto su Facebook. No, sicuramente. No. Invece, sai chi l'ha detto? Sai chi l'ha detto? Rattel Link. In? Rattel Link. Good Mythical Morning. L'ha letto su Facebook. Può essere. Favoloso, grazie. Allora, abbiamo questi biscotti, dai. Aspetta, ah, aspetta, no. No, no, sono qui. Cos'è questo per i volevo fare il sommelier. Ma va con un culo. Ah, ma sì. Apri il tuo medo di biscotti. Allora, no, l'uomo di casa. Io fai il biscotto, non so cosa vuoi. Tiro fuori il biscotto, è buono. Sono sulle palle. Buono, non è niente. Allora. Biscotto, sto morendo. Biscotto alla marijuana, ti giuro. Non sei un drogato, sei. Porca. In base a cosa decide qual è il più sfigato, scusa. Decidiamo noi. Non si sboccia. Ah, ok. Diciamo. Il mio è un italiano particolare. Anche il mio. Io ho una R accentata. Questo qui lo metto nel moroscopo di domani. Allora, dai, facciamo spoiler. Il mio dice, ci sei quasi arrivato, punto esclamativo. E basta. Ci sei quasi arrivato. Che cazzo vuol dire? Hai tuo? No. Prego. Il mio invece dice, regala un sorriso e dai la mano all'amicizia. Oh. No. Scambiamoci un segno di pace. Beh, il mio dice quello che vede la sorprenderà positivamente. Ma dai, è buono. Sei sorpreso. Esiste tanta potenza, ma nulla è più potente dell'uomo. Dell'uomo, sì. L'ultima parola mi è scappata. La mia è una R accentata che non so come si legge. È far accentato. Grandi progressi se lavora energeticamente. Farà grandi progressi. E neanche io, guardate, io ho letto Parf. Io sento la puzza dei miei piedi che mi sta lentamente uccidendo. Farà grandi progressi se lavora energeticamente. Mi sa che più spiegato. Anche l'ho la R. Farei presto io ci sono quasi arrivato. Ma non ancora. E quindi... vabbè, però quasi. Io l'ho spoilerato già prima che il più brutto era il suo. Sì. Porca mia. Facciamo vedere. Abbiamo i pochi, ma buoni. Cristo, Dio mio. Deficiente alla fragole triste. Granella di fragola. Quanta tè verde. Basta, ma guardate coglioni di minuto. Perché c'è così di copiare le cose? Ma basta, non metterlo davanti. A parte il fatto che io non sto vedendo una minchia, sto vedendo. Aspetta, adesso sto facendo il mio perché. Dopo giriamo. Poi abbiamo gli Oreo alla pesca e fragola. No, no. No, è culo. Pesca e uva. Uva e pesca. Ma quello è uva e culo. Tu fai vedere, vabbè, non è una pesca. Culo e culo. Allora, è un culo di un neonato. Uva, che sono chiaramente uova di lompo. Sì. E i culi. Anche qua. Allora io faccio vedere anche qua. I pochi ma buoni. Basta Cichi per cortesia. Cichi bene. Ne ho uno anch'io di questi qui. Dov'è la mia sacca? Pensavo avessi portato i pantaloni. No, me l'ha regalato degli utenti di cui non sono nome. Ma perché hai detto a me che li devo prendere? Sì. Ok, dove sono? Poi continuiamo, abbiamo... Dov'è il mio saccia, quello lì di Indiana Jones? Questi qui che ce li hanno regalati, hanno un nome. E sono dei wafer al tè verde. No, pensa. Secondo me. No, sembra gelato, foglie di tè. No, penso tè verde. Tè verde. Poi abbiamo questi qui che sembrerebbero... Dentro ce n'è uno. Dei Twinkie... Questi qui sono... vedi che il tipo che evidentemente mancava un po' di acume, sì. Mi fa questi qui sono il gusto banana e gli faccio no, ma come fa a sapere che sono una banana? Mi ha detto c'è scritto happiness. Beh, oh mio Dio, è bellissimo. Però, e io gli ho detto no. Okay. Non è così famoso l'inglese poi il giapponese. C'è la possibilità che la banana di happiness, però insomma, aspetta che non mi si vede quello che faccio, mi si vede lì, però si chiamava Sam. Ma era masculo o... Era masculo, cioè ah, masculo. Forse è lui. Che salutiamo, non so il nome, però ciao. Grazie per avermi dato. Sono alla vaniglia. Sono alla vaniglia perché Moro sa il giapponese. L'ho letto lì. L'ha letto qui e cioè, soprattutto. Poi abbiamo questi Fujibar.
con due R. Ho scelto io questo qua, ho detto... Sì, è una spugna per le pentole. Ma è tipo al gusto macapuno, sembrano i Twinkie. Ma è duro. No, è non è duro, è proprio... È denso. Cazzo, questo qui te lo infili in bocca e sbocchi. Può darsi verde, posso trovare quelli. Non lo so. Dina. Sono anche scatole più spesse queste. Comunque, poi, anche non hai fatto le ribaltare. Ah, devi andare nel sito. Ma mai avete rotto i coglioni di ribaltare tutto? E poi c'è il wafer, il gusto... questo però è particolare, perché è il wafer al gusto gelato al tè verde. Ma vedi che è veramente schifo, io ve lo dico, non vi esaltate. Poi, dicevamo, questo qui... Ma quelli mancano. Fermi. La Fanta, gusto madness, con scritto sotto, con gusto destruggerlo. No, con gusto di struguri. Lascia perché fare. Dialetto milanese. Aspetta, no? Non ho finito. Ah, ecco. Qua c'è scritto fara schifo. Conservanti ad augati o indugiati, come preferisci. Indugiati, certo, scusami. Ci dobbiamo mettere un cilindro e poi vabbè, c'ho la Dr. Pepper. Quasi quanto l'R in mano il pisello. No, questo è il missile della felicità. È appunto. Vabbè, scusate. Questo qui, capendo, ma che cazzo è quello? Noccioline verdi. Comunque, grazie. Ma minchia, ma che merda, cos'è? Saranno noccioline alte verdi. Sono pezzi di invece sono piselli. Ma scusa, posso? Scusa, non voglio rubarti la... Aspetta. Però... Wasabi, piselli al wasabi. No. Che so già che non mangerò. Però... Allora, intanto vi faccio notare, qua anche ci sono delle pastiglie, evidentemente questi vanno bene per la pressione, no? Qua c'è scritto che se c'è il problema... Scritto happiness? No, c'è scritto allora, nuovo aspetta, alla vaniglia. Non c'è scritto happiness, quindi non suona la banana. O alla vaniglia. Però in caso di reclami, vedi, qui c'è il numero occio. E 0592 713002. Ho fatto 25 poi, anni. E niente, alla fine c'è questo qui, il fuoco. Ma è sigillato. Facciamo vedere che è sigillato. E non sia mai. Mai. Però sì, faccio notare una cosa particolare. Tra l'altro aggiungo che packaging in plastica, chiusura metallica. Ma dopo quando l'ha aperto questa qui, ho detto, ma che cazzo vuol dire? Ma oh, ma che cazzo? Non so, però lo dici rimanevi male. Ma da bestia. Poi niente, abbiamo alla fine il fuoco. Fuoco. Famosissimo. Ma c'è la batteria? Il fuoco che scotta. Fammi vedere. E quindi se io lo metto nella GoPro va la gamba. No, comunque, però aspetta, non c'è. Cosa stai dicendo? Niente. Cosa ha detto? C'è il pene piccolo. Vabbè, quello... Quale? Lui. Però se, ma se, cosa bevi, se lo bevi ti si ricarica il cazzo. Comunque... Sempre di cazzo. Acqua di cocco con... Ce l'hai sempre in bocca? Guava rosa. Sei veramente volgare. Qua me l'ho sentita tutta questa faccina. Guava rosa. No, quello è il cocco. Questo è indietro la macella. Questo qua piccolino che non so che cazzo è. È guava rosa. No, lo vedi a posto mio. Oh, ma no, mi cago. Quanto vicini? Com'è la batteria? Questo lo sta riprendendo. No, non muovere. Comunque, due batterie. Ho sbagliato a dire due batterie direi. Quindi partiamo col solido, abbiamo detto col solido scegliamo. Sì, no, eh sì, però tu hai perso, eh sì, c'eri quasi, quindi devo aprirli anche per bacco. Ti lasciamo la box, sei felice? Grazie, sono milanese, ma c'ho già la bocca secca. Aspetta, questo qui è il mio. Sì, mi devo già preparare un goccio di qualche merda. Invece dobbiamo provare anche noi. Poi tu sai quello. Ma come si è aperto bene però? Cos'è? Sa un po' di cadavere a marcio. Eh sì, ma dai, neanche te fatto male. Che è successo? Io sono pieno. Ho capito. A quanti premi di regista? Lo voglio in moviola? Prego. Annusate, annusate. Forse che è bruciata, sembra un pochino. Vabbè, madonna. C'è bisogno di fare quel sensibile. Verso. Porca vacca. Boh, dai. Cosa? Vabbè, quello lui non sente. No, se non parla. Non è che era buona bacchettone. È troca. No. Dai, vai con questo qui però. No, col cazzo. Eh no, sì. Sì o no? No, quello lì io. No. Ma io... Ma tra l'altro è un pisello, sì. Che cazzo è un pisello? Ma tiralo giù, è solo un pisello. Allora. Però non si vede la tua reazione lì, si vede lì. Poi. Si vede lì. Andate a vedere il video di Moro. Qui. Allora, di qua si vedono gli unboxing. Le cose Raga, cin. Allora. Cin, non un po' più in appreso, ma troia.
Il sapore di pisello si sente. Tanto chiudiamo, non vorrei fare. Quando sei venuto a fare tua strada. Che schifo. Il sapore di pisello si sente. E si sente anche il piccante. Adesso tocca a Moro. Vai. Cosa facciamo? Ma sono buoni quindi. Beh, vale. Scegliamo noi, dai, scegliamo noi. Scegliamo noi. Scegliete voi, dai. Gatto, a te onore. Io voglio farvi assaggiare questo, dico, voglio vedere la vostra reazione. Questo qui. Il tronchi. Allora, questo qui. Schifo. No, che tronchi? Questo qui. Lo hacker. Fa schifo. Lo hacker, infatti c'è l'ognomo piccolino. Facciamo metà, mangiamo così. Ma... facciamo vedere l'ognomo piccolino. No, ma questo qui è la calve. È la craft. La craft, scusa, bravo. È scritto craft, infatti. No, lo sai in giapponese. Che... in piccolissimissimo. È la craft. È la craft giapponese. Beh, ragazzi, è la craft. La craft si vedrà un cazzo. Non si vede occhio nudo. Beh. Ma ora dai, in elettronica, guarda. 2080 energia. Basta, levalo però. E comunque pubblicità occulta. Questo qui è il wafer al gusto gelato, al gusto tè verde, possiamo vedere dalle palline di gelato al periodo. Cioè, e vado, stai facendo mangiare. E vado alla sboxarlo. Aspetta. Ah. Gatto, ti ricordo che ci sono sempre palline verdi comunque. Sempre nero. Palline verdi, ovviamente. Ti piace nero. Dai, è color wafer, è un wafer normale. Cosa facciamo? Aspetta, vabbè, ce ne sono tre. Ce ne sono tre, quindi cosa pensiamo, dividiamo uno, metà? Uno si attacca. Ah, sono i fratellini. Cin cin. Iniziate voi. Che siamo noi. Aspetta, si sente il tè verde? Oh. Sento la freschezza proprio. È buono, eh. No. Sì. No, sei buono. Per mangiare una caramella? No. No, un chewing gum alla menta, tipo. Mm-hmm. Ma il tè verde o menta? Sai che forse è menta? No, però il tè verde alla menta magari. Ma è bello perché c'ha... allora, questo sapore iniziale che è secco, da wafer ovviamente. E poi ti rinfresca la lingua. La freschezza, è buono, è vero. Ma è buono. Non è male. Vabbè, ma poco. Non è vero. Ma... mi fa schifo. E adesso si beve. Cosa? Cosa? Allora. Io sono curioso di staccare di... no, vai. Voglio saperlo di strugullari che cos'è. Mi dispiace. Secondo me è fragola. È semplicemente... ah, fatto... oh, quanto è viola. Quanto? Persa. Ma che schifo. Ma spoiler, ma persa. Vabbè. Non puoi saperlo prima di noi, ma no, non dirlo, non nominare. Non dire niente. Ah, mi diventano i denti viola. Talmente tanto colorato. No, quanto no, è viola? No. Cazzo, Io ne voglio meno. No, quanto l'hai messo? Cioè, è vino rosso, sta roba. Basta. Ah. Io so che sbocco adesso, Cioè, prego Dio che la Dr. Pepper sappia di divinità, perché questa cosa... Metti il peccato, No, sbocchi. No, ma che cazzo è sta merda? Ma prima c'è così. Secondo me è acqua del cesso colore. No, è vino. È vino. L'ho detto che è vino. Usiamo. Ah, ti dirò. Ho bevuto roba peggiore. Cazzo, prende bene. È l'uva. Allora, è uva. Questo, è uva. No, questo te lo dico io cos'è. Mosto. Per esempio, sai cos'è il mosto, ovviamente. Scelgo allora. Io. Vai. Voglio questa. La pentola. Ma le facciamo insieme quelle due o facciamo divise? Sì. No, divise. Diamo un pezzo. Perché sono gusti diversi. Aspetta, un coltello. Ma prendi un coltello, non serve. Prendi anche un cazzo di piatto se c'è. No, porca troia. Era tutto in diretta. Se volete vedere cos'è successo, guardate lì. Però te limita guarda il mio video. Dove cazzo sono le posate? Ma io mi immagino un utente medio. Visto? Non l'ho preso. Mi immagino un utente medio che vedendo queste cose switcha da un video. Esatto. Ah, oh, ma è un plum cake. Oh, radioattivo. È radioattivo. Ma basta spoilerare prima. Ma è stata la scelta, mi sa. Sotto c'è devi scartarlo. È radioattivo. Scelto io. Vuol dire che lei lo inizia. Cosa cazzo stai facendo? È un mochi. È un mochi. Odore di mochi. Avevo stoppato mochi. Un attimo. Hai sentito cosa ha detto? Odore di mochi. Te lo mangi te. Metti qui. Ma cos'è quello? Un coltello? Sembrerebbe di sì, più o meno. Eh?
Cooking Mama. Eh sì. Sai che è uscito anche Gardening Mama? Spam, product placement. Dai. Hai notto? Cincina. Ma c'è dello sperma dentro. Eh sì, ce l'ho messo io. Scopri che era pisello tostato. Comunque. Ma che schifo per un modo. Mi è proprio venuta voglia di mangiarlo dopo aver saputo questa cosa. Ho battuto come niente, come una sciocchina. Ne mangio solo un pezzettino. È buono. Non piange. Sono un cazzo. No. Di plastica bruciata. Che è buono tu. Ma buonissimo. No. Ma era verde tutto. C'è una briciola qui. Era verde, più incredibile, sto radioattivo. Non spero di un cazzo. No, no. No, aspetta. Sento l'ebola qui. Sento. Io sento il contatore Geiger che si è attivato. Moro, un po' di Fanta. Anche per su story. Ha battuto anche lui, comunque niente. Due cose devo dire. Uno, è abitudine. Sento un gusto particolare come prima. E secondo invece... Ah, adesso sa di merda. Qualche storia sì, no, la metà di prima secondo invece c'è buona. Una roba tipo peletti di cocco croccante. Sì, ti lascia roba in bocca. Ma te stai intanto soffiando il naso che ti sta uscendo la merda. Vabbè. C'era un peletto vero. Aspetta, no, sopra. Era un peletto. Schifo. Dopo il bianco è... scrotto. Grazie. Non puoi dire scrotto. Ah, perché no? Puoi dire... si copre con questo. Puoi dirlo, però. Se volete sapere cosa è successo, guardate qui. Ma basta urlare, te che non c'è fuori. Non sto urlando, io non. Poi come c'è anche quello, no, io questo. Scelto la cosa. Ci sono caccati. Porca vacca. Vai a aprire. No, no. Questo si come un parpiano con un sbattiano. È chiuso. Ma chi ha pinturato? Gli scherzi. Ma è uno scherzone oppure facciamo un po' casino? Magari è uno scherzone. Che cazzo scappa? Magari è uno scherzone. Magari facciamo casino. Sì, ma mi sono se volete, se volete vedere cosa è successo. L'avete già visto? C'è un po' questi qua. Mariuola. Probabile, non so. Ma questo è un peggio di te, quindi. Andiamo a chiedere se vogliamo. Ora spiegami come hai fatto a fare in tempo le zitti le parli per ultimo. Lo devi spiegare. Se volete vedere cosa è successo, magari andate a vedere quello che sta facendo. Sono un veggente. Una testa. Oddio. Guarda l'odore, no. Da qui mi viene il cancro. Di fragola. Grazie al cazzo. Ma no, no, troppo. C'è Manacciunga, tipo. Troppo, infatti. Sembra Bunga Bunga, ha detto lui. Manacciunga, ma che Bunga Bunga? Sembra una Manacciunga. Come dicono fragola nel suo paese. Non lo so, io non ho giocato nel cronico. Ma non è che c'è Bunga Bunga, cosa stai dicendo? Ma sei cretino? Tipo... A me mi piace. No. Ma fai caccare. Proprio di cazzo. Ma almeno non so di niente. Come fai a sapere, ragazzi? Non l'ho mai assaggiato, poi... come mi immagino che sia il cazzo. Ragazzi, le batterie. Un coglione. Sono scherzo. Allora. Oh, guarda, per sicurezza. No. Adesso è radioattivo. Porca vacca. Così si illumina il buio. Adesso è attivato il nucleo centrale. Che casino. Senti la scissione del nucleo. Lo so perché ho studiato io. Basta. Tanto ho vinto loro. Cos'è... E olio di cocco. No, ma è il mio shampoo questo, giuro. Ma il colore guarda. Aspetta, ragazzi, c'è neanche di più, Allora, ho iniziato qui... a mettere poco. Questa qui è acqua. Appoggia. Acqua di cocco. Mista sangue. No, acqua di cocco. No, è rossa, guarda. No, col cazzo. Già questa è. No, ti giuro, io c'ho uno shampoo uguale. Al cocco. Dell'erboristeria. Cazzo, ti metti in testa. C'è più buoni. Ma non è un po' del gatto. Ma basta. Il gatto di merda non ce l'ha un cacchio. No. Sa di shampoo, c'è ragione Moro. Ma che cazzo ma di dici che se vado da parte? Se lo butti giù per il cesso poi non si intasa più per anni. Ma il latte di cocco.
No, non è latte, non è latte. Acqua di coco. Dice che idraterà il nostro corpo. Mangiando mango, è sicuro mi ha fatto bere mango. Mango morto. Te l'avevo detto che era misto sangue. No. Ah, ma proprio una merda. Questo qui non ce l'ha fatto neanche io. E io mangio anche la merda. Devo io. Questi. Hai scorreggiato l'espresso? Sì, no, però l'ha fatto nel video. No, vai, perché sbello della diretta. Boost, perché sennò non superava la cosa. Esatto, non mi schiantavo. No, questo culo... L'hai già fatto vedere prima. Ah, giusto. Guardando... Oh. Ma no, ma si apre così anche questo che... Non vuoi, vuoi qua, perché... non è nulla richiudibile qui. No. Ma perché tutto poi con la colla? Basta, basta così. Stavolta non dormiamo, mi cago. Mi vado a chiudere nel buco. Il buco lì di cui mi cago. E luce bisogna lasciargli le accese. Ma do che... Culo. Porca puttana. Hai detto che erano buoni questi. Quelli che ho mangiato io all'arancia, sì. Questi non questi sono. Questi non sono all'arancia, sono al culo. Ah, mi hai sputato in un occhio. Ma attraverso gli occhiali. Non ho capito come fa. Oddio. No, aspetta. Oh. Madonna. Oh, no. No. C'è qua. C'è. Quello che ho sentito odorando, sapore quello. Oh, come fai? No. È abbastanza forte. No, no. No. Porca troia. No. Ora diventa donna. Ma poi che sapore è? L'ho già sentito io. È uva? No, è chimico. No. Ah, l'ho sentito prima della cazzo di Fanta, l'ho sentita. Ecco dove merda l'ho sentito. Era l'uva. Moro sei un giro. No. No, no, è immangiabile. È immangiabile. Ma per me queste robe qui, i giapponesi le mandano tutte qua a vendere alle fiere perché loro non le mangiano. Esatto. Ma ci fare questi video di merda? Io ce lo sto facendo mangiare. Coglioni come noi, che vedono questi video del cazzo, li comprano e li massaggiano. Li massaggiano? Li massaggiano. Li muoviamo. Se volete vedere cosa è veramente successo. No, non lo volete vedere. Se volete vedere uno successo, dopo il video vedrete perché. Faccio che favore mi fa morire, te lo giuro. Che schifo, ti scatarrato sopra. È incredibile. Ma è successo un tito. Se volete vedere la faccia del gatto. Mi volete è incredibile, un odore strano. Io non lo mangio. Te lo puoi infilare nel culo. No, guarda che no. No, io non ce la faccio. No, chiudo forfè, mi sa. No, lo dobbiamo mangiare, gatto. È per la scienza. Un pochino. Per la scienza. Ma che si sbocca? Cazzo, nessun cazzo. No, basta. Però questo che nel culo c'è meno roba. Non ho preso il culo. No. No, veramente, questo qui sbocco anche io. Sbatti, no. Sbatto. Non ce la faccio. Vado prima io? Vai. Vai. Ma è dolce? Ma sa di merda come quello che odora o...? Di meno. Di meno. Raga, fa schifo, però... Cioè, senti il salato, però assaggi il dolce. Come però... senti il salato, ma assaggi... Che cazzo è sta roba? Per il vaso di Pandora? Io sto rischiando di sboccare, guarda, quindi... No, non fa così schifo come... Non sa di ramen. È dolcino. Ma che schifo. Prova il tipo. No. Vaffanculo. Di merda. Cioè, non no, allora... Così. Ragazzi, io ho mangiato anche una fetta di salame con la Nutella sopra. No. Che cazzo? A me piace. No? Cosa ha portato a fare quella dopo? Una sfida. Toto. Io ho rischiato di sboccare. Cazzo, io non ho mangiato tanto così. Vabbè. Guarda però. Ma che merda, ma sto di merda dopo. Tutto di merda dopo. Vuoi un culo? Vuoi un culo? Mi piaceva un culo. Il culo c'è quello di fa. Dotto pepper. No, l'avevo manca... lavato, sì. Sì, ma anche quello c'è un colore di merda. No, come la coca. Ma per fortuna, no, sennò le bestemmie. Bevete Coca-Cola. No, c'è tutto il pepper. Ma in Italia non si trova, si trova solo la coca. Che è più buona, sicuramente. La bevo da una vita, è buonissima. Adesso lo potremmo dire anche noi. Sì,
sicuramente la Coca-Cola è più buona della Dr. Pepper. Che ne sai? È a gusto, cosa ne sai? È Augusto. È Augusto. È ancora un po' ora che so che c'ho. No, per cortesia. Confermo. Questa è ciliegia scaduta. Eh sì. Ma che schifo, è amarena. È amarena. A me fa cacare. Come può essere marrone se è amarena? Ma scusa, ma hai scelto tutti i gusti che mi fa schifo. Comprali te la prossima volta. Ma c'è solo quello il negozio. Amarena frizzante. No, no, a me no, piace no. Però l'amarena. Anche a me. Amarena frizzante? Non mi garba. Amarena frizzante. Riempi il suo. O il suo. O smio. O smio. Riempimi la sacca. Mm. Vado a bere per rifarci la bocca. C'è l'acqua lì. Non mi ricordo di cosa sapeva questo. Perché voi vi ricordate la serie di metà? Com'è? Dopo questo è ancora più schifo. Ma... Pensavo che avevo un po' di dentifricio. Qualsiasi cosa dopo qualsiasi cosa fa ancora. Raga, i piselli mi sa che erano nemmeno peggio a sto punto. Io non vorrei dire. Quelli non li sopportavo io. Quasi. Insomma. Sono mi cago. La spada laser. La spada di Ciubecca. Yoda. Ci versifai. Mi metto una paperina. Ti metto Karim. Ma che fai? Vabbè, è un cavallo questo. Allora, tu non puoi, non hai visto Star Wars, tu neanche. Che la triforza sia con te. Non so neanche perché cosa fa. Quindi sono buoni. Rispetto all'altra cosa. Sa di grissino. Però è la cosa più buona che abbiamo messo in bocca negli ultimi mezz'ora. Magari sa di qualcosa, ma non abbiamo più le papille gustate. Porca. Io per sicurezza non ne prendo un altro. No, infatti non vorrei mai scoprire che in realtà è... A gusto. Orribile. Che appunto, no, come dice... ma come dicevo prima, l'odore all'apertura è una bomba. Se ne mangi più di uno, secondo me... Ok. Eh sì. E apro questi. Dai. Che sanno di happy. Ricordiamolo. Ricordiamolo. Che vuol dire? Banana. Banana. Bravissimi. No, odorano un po' di plastica in realtà. Però il sapore sono come quelli. Non hanno. Però sono contento. Che non sapere un cazzo, sicuramente. Aspetta. Ah, di banana. Non è vero. No, sì. Il mio cazzo sa di banana. Non è vaniglia. Allora? No. Cosa sa? Non sa di un cazzo. Quindi io saluterei tutti, farei, hanno sboccato tutti, dopo queste robe, saluterei gli amici a casa, buonanotte, buonanotte, buonanotte.